Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare di quanto succede nel mondo biancorosso. Dopo il pareggio 2-2 con la Vibonese ci avviciniamo alle festività natalizie, ultimi tre impegni di campionato per la squadra di Massimo Paci, con prospettive che poi ovviamente analizzeremo nel corso della trasmissione, anche alla luce di quella che sarà una trasferta, quella di domenica pomeriggio alle 17:30 al Liguori di Torre del Greco contro la Turris, che è una delle sorprese insieme al Teramo, ma con altri connotati di questo campionato. Ovviamente ripartiremo dai 90 minuti di due giorni fa contro la Vibonese, lo faremo insieme ai nostri ospiti. Stasera sono tanti, allora mi giro verso il tabellone luminoso, ci avviciniamo al gioco dei 9 davvero. Stasera siete 5 più Maurizio in regia 6, Maurizio che saluto e che ringrazio in regia. Allora, partendo dall'alto, lo ringrazio, il preparatore atletico del Teramo Riccardo Cantarini. Ciao Riccardo! Ciao, buonasera a tutti. Sai perfettamente che in questo momento tu sei l'uomo più cercato della provincia, se non della regione, per sapere come sta questa squadra. Francesco, ciao! Guardatela quanto è bella e dolce. Ciao Jaco, salve a tutti, buonasera. Adesso tocca a Ania, vai ciao, in Ania. Ciao. Buonasera, ciao. Ciao Andrea Costantini, ciao Andrea. Andrea e Pacioccone. Fa lui le presentazioni. Un saluto ad Alessandro De Midio, direttore di Super J. Ciao Alessandro. Alessandro, saluto poco fa che tifoso del Milan. Quindi... Okay. E adesso ti concedo di presentare l'ultimo, Francesco. Chi ci manca? Maurizio. Maurizio, grande Maurizio, numero uno. Tifoso della Valle Grecanica, Maurizio. Sì. Va bene. Allora, cominciamo subito vedendo la classifica dopo il posticipo tra Casertana e Monopoli. Aspettando il recupero di domani dell'Avellino contro il Bisceglie, questa è la classifica: Ternana 36 punti, 29 punti per il Bari, il Teramo che rimane al terzo posto a 25 punti con il Catanzaro a 22, il Foggia a 21, Catania e Turris a 20 punti, poi via via tutte le altre fino alla Cavese, che ha fermato proprio il Catania al Massimino domenica, che chiude la graduatoria con 6 punti. Francesco, parto da te e poi voglio un parere di Alessandro per commentare quelli che sono stati i 90 minuti del Bonolis di domenica pomeriggio, questo 2-2 che io ho detto domenica dopo la partita non sono due punti persi, ma è un punto non guadagnato, ma è un punto buono. Sei d'accordo? Sì, aggiungo che sì, ma aggiungo che se c'è una squadra che meritava di vincere era il Teramo, e quindi non sono d'accordo se uno dice il Teramo non meritava di vincere. Il Teramo secondo me meritava di vincere per aver fatto di più la partita, come si suol dire. La Vibonese è stata brava in avvio di gara, è andata in vantaggio, ma dopodiché l'abbiamo rivisto in fase offensiva una volta che è andata sotto nel risultato, se ho visto bene, ma sono certo di aver visto bene. E il Teramo a me non è sembrata una squadra in calo di condizioni o di soluzioni di gioco, perché i problemi in fase offensiva li avevamo, li sappiamo e continuiamo ad averli fino a quando Pinsauti, che comunque due gol pure li ha fatti e ci mette tanto impegno, fino a quando Bonino giocherà con maggiore continuità, trovando una migliore condizione. Bonino adesso ormai i jolly se li è giocati, perché a Terni è vero che gli attaccanti, e concludo, devono essere egoisti, ma egoisti lo poteva essere Inzaghi e lo possono essere quelli che fanno gol. Siccome Bonino ancora non fa gol, dite a Bonino gentilmente, c'è il preparatore che glielo può riferire, che i jolly
i bonus se li è giocati. Non può essere egoista così come è stato, non lo può essere più a Terni e anche domenica scorsa. Deve vedere, deve aprire gli occhi, e se lui sta anche in condizione di poter battere la rete, ma vede che c'è un compagno più libero, gli deve dare la palla, se no la prossima volta mi incazzo. Va bene, caro Bonino? Ecco, adesso detto questo, è un punto che permette al Teramo di restare terzo in classifica. Certo, c'è il rammarico di non aver vinto, non è che facciamo le capriole per il pareggio, ma a me non sembra un Teramo in calo di condizioni e di gioco. Un Teramo che ha adesso forse qualche problemino in più rispetto a prima. Chiedo scusa, ma mi sono dilungato un po' troppo, ma c'era la parentesi di Bonino che mi è venuto in mente, poi se no mi dimentico, e quindi buon proseguimento. Per 10 minuti non parlo più. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Alessandro, anche a te non sembra, come a Francesco, una squadra che soffre un po' un calo di condizione, questa? Tanto spero di non aprire parentesi come Francesco e di andare dritto al sodo. No, rispetto alla partita di domenica, io ritengo che il risultato sia giusto questo pareggio, vada accettato per quello che è, un punto. È inutile adesso stare a elucubrare se sia un punto guadagnato o due punti persi, è un punto che comunque muove la classifica. D'altro canto sarebbe stato forse eccessivamente ottimistico pensare di poter continuare in una striscia di vittorie intatta al Bonolis. Prima o poi, insomma, qualche punticino il Teramo avrebbe dovuto perderlo anche in casa, e lo ha fatto al termine di una partita in cui sicuramente se avesse vinto non avrebbe rubato nulla, ma allo stesso tempo, a mio modo di vedere, la Vibonese pareggiando non ha rubato il pareggio, quindi per questo è venuto fuori un risultato giusto, perché è vero che il Teramo ha condotto la gara, ha fatto la partita per quasi tutti i 90 minuti, ma è pur vero che di soluzioni offensive, di grandi pericoli alla porta avversaria non ne ha portati, così come invece la Vibonese è stata capace in quelle poche occasioni che ha saputo creare di sfruttarle. È stato questo un po', secondo me, il succo della gara. Sul fatto se il Teramo sia in calo o meno, sicuramente lo è da un punto di vista dei risultati, questo è evidente con i due punti nelle ultime tre gare. Più che un calo fisico, ma poi ovviamente adesso potrà dircelo meglio il preparatore Riccardo Cantarini, forse come dire, c'è meno brillantezza proprio nei meccanismi di gioco. È una squadra, questa del Teramo, a mio modo di vedere, che se ha tutti gli uomini al top, e quindi soprattutto gli uomini più forti, i giocatori più rappresentativi, può giocarsela con chiunque, ma se alcuni di loro, anche solo alcuni di loro, magari non girano al massimo, insomma, un po' tutto il meccanismo ne risente. E allora sicuramente... Alessandro, ti faccio vedere una schermata per vedere se sei d'accordo, così poi apriamo la parentesi anche con Riccardo. L'11 che ha giocato domenica, noi l'abbiamo messo in campo per far vedere non la prestazione, per come fisicamente li abbiamo visti da un punto di vista proprio di condizione. Diciamo quasi tutti in calo, con un Celentano che ovviamente era la prima, quindi non si può fare una valutazione, un Santoro che ha retto, Piacentini anche, Pinzauti tutto sommato anche, Costa Ferreira in ascesa, e poi alcuni giocatori chiave tipo Arrigoni, tipo Ilari, tipo Bombaggi e anche Tentardini, che è stata una colonna di questa prima parte, che sono in fase calante. Sei d'accordo più o meno con questa con questa grafica? Sì, sostanzialmente sì, soprattutto in alcune pedine fondamentali di questa squadra, cito Bombaggi e Ilari, perché l'Ilari visto domenica non era l'Ilari che avevamo lasciato prima della squalifica, e tant'è, insomma, che il tecnico Paci lo ha richiamato in panchina. E quindi questo dicevo, se soprattutto vengono a mancare da un punto di vista della brillantezza, delle soluzioni di gioco, alcune pedine che sono il cardine di questa squadra, ovviamente un po' tutto il sistema ne risente.
Allora, io volevo chiedere adesso a Riccardo se non sei d'accordo con questa schermata, o magari sì, ci mancherebbe, però volevo chiedergli a che percentuale di condizione è questa squadra, perché poi valuteremo anche le varie preparazioni. Riccardo, la preparazione atletica nel 2020, quasi 2021, sta diventando anche tema di discussione, come vedi, nelle trasmissioni e approfondimento televisivo. Ti chiedo, come sta la squadra fisicamente? Sì, ma la squadra sinceramente fisicamente sta bene come è stata dalla prima partita. Sinceramente io sono un po' sorpreso dagli ultimi articoli che leggo, ma non vuole essere una difesa o altro, perché ci mancherebbe, ci sono anche dei periodi dove ci sono dei cali, dove qualcuno sta bene, ma sinceramente lo trovo un po' tutto un po' fuori luogo, un po' anche questa immagine del più o meno lì. Cioè, io mi ho visto i nomi, c'è qualcuno messo in meno, che sinceramente noi poi abbiamo la fortuna di vedere comunque tutte le sessioni di allenamento e tutte le partite con i dati GPS, quindi anche vedendo queste cose sicuramente, sai, poi io vedo dei dati e vedo... È chiaro Riccardo, che noi facciamo un ragionamento molto più prosaicamente giornalistico, vediamo in campo. Poi chiaramente te sei un professionista, così come c'è certo. Chi lavora all'interno delle società, che ha dati ovviamente oggettivi e può chiaramente smentire, però probabilmente un po' di flessione fisiologica ci può stare, e poi in realtà tutto viene vagliato da parte nostra sulla base di quello che poi si vede in campo, nient'altro. Certo, ma assolutamente io rispetto la nostra analisi, che ovviamente è fatta su questo, però torno a ripeterti, veramente ti posso dire che la squadra fisicamente sta bene. Io non vedo elementi, non vedo persone che sono così come leggo, come no, viene detto un po' da alcuni giorni, in calo, nessuno ho saputo, no, di preparazioni più brillanti, preparazioni che si esce prima, preparazioni che si esce dopo. Cioè, purtroppo questi sono concetti che non sono vecchi, non sono più ricorrenti. Cioè, la preparazione non esiste più, che si fa una preparazione veloce, una preparazione pesante, si lavora tutto l'anno quasi allo stesso modo, con la differenza che durante il ritiro estivo ci sono più sedute di allenamento e quindi ci sono dei sovraccarichi maggiori, ma comunque sia noi lavoriamo tutti i giorni, tutte le settimane, quasi sempre con gli stessi volumi di lavoro, quindi anche questa cosa è subito un po' da scardinare, perché ho sentito, no, il Terno ha fatto una preparazione veloce per partire bene. Ecco, perché poi, Riccardo, c'è stata anche questa ipotesi, no? Spesso si dice, magari ci sono squadre che cercano di partire subito forte e che poi ovviamente magari possono risentirne a inverno inoltrato. Non è così? Sì. No, anzi, proprio stamattina parlavamo con lo staff di questa cosa che è riuscita un po'. Addirittura noi abbiamo fatto il contrario, cioè noi abbiamo lavorato anche un po' di più rispetto a un po' di meno il ritiro, cioè proprio perché comunque l'idea data dal mister quando ci siamo conosciuti è stata quella di dover lavorare comunque tanto, cioè infatti lui ha subito trasmesso tanta cultura del lavoro, cioè non è il tipo di allenatore che dice lavoriamo poco perché così la squadra è fresca, partiamo subito bene, no, cioè assolutamente noi abbiamo lavorato tanto e continuiamo a lavorare tanto. Ovviamente ogni settimana va modulata in base al periodo, in base allo stato di condizione generale e individuale, però comunque sia c'è una soglia di allenamento, di volume di lavoro alta, ve lo posso garantire. Certo. Andrea, Ania, per Riccardo, se avete qualche curiosità rispetto, ecco, appunto alla preparazione del Teramo e all'attuale condizione di questa squadra. Vado io? Sì. Ok, ero muto. Ah. Ok, no, intanto saluto Riccardo. Preciso anche che molte volte quando si parla di flessione, la flessione, almeno per quanto mi riguarda, non è una
flessione solo e soltanto di natura fisica o atletica. Io in molti casi mi riferisco anche al grado di concentrazione che può avere un calciatore. Tant'è che si fa riferimento molte volte anche alla condizione nervosa, alle energie nervose. Quando un giocatore dà delle prestazioni al 100% dal punto di vista della concentrazione, ci sta che poi nel tempo possa scendere anche in quel livello, forse soprattutto in quel livello. E quindi se perdi la concentrazione, non riesci a stare a tiro sempre, magari sbagli una scalata, sbagli a salire di reparto e a fare il fuorigioco, non sei convinto quando vai a fare i contrasti, insomma... Flessione in realtà poi è un termine che va inteso a sì. Tutto tondo, dove la parte atletica è solo una componente. Io a Riccardo chiedo se il Covid ha cambiato il modo di lavorare, anche inteso come preparazione di inizio stagione, perché è evidente che normalmente i club destinano una quarantina di giorni alla squadra prima di fare la prima gara di campionato, poi ci sono anche le gare di Coppa Italia, però normalmente il riferimento è la prima di campionato, una quarantina di giorni, e in questo caso magari si è dovuto accorciare. Quindi se questo ha inciso nella metodologia di lavoro. Allora Andrea, innanzitutto ti saluto. Allora, mi è piaciuta molto l'analisi che hai fatto, perché io sono... penso proprio così, cioè nel senso che bisogna fare sempre un'analisi a 360 gradi, perché secondo me non si può scorporare appunto la preparazione fisica dall'aspetto emotivo, dall'aspetto tattico, dall'aspetto cognitivo e così via, perché appunto bisogna fare un'analisi completa. E sul fatto che diciamo del ritiro estivo, alla fine noi abbiamo iniziato il 22/23, quindi praticamente alla fine abbiamo fatto quasi i 40 giorni, li abbiamo quasi fatto, poco meno, quindi non ha cambiato molto. Discorso diverso era stato il post-Covid, dove per chi ha ripreso il campionato, come per esempio l'anno scorso noi a Pescara, abbiamo dovuto ovviamente modulare un pochettino e cambiare qualche aspetto tradizionale della preparazione fisica, però invece per quest'anno no, si è ripreso un classico ritiro estivo, perché comunque sono stati i tempi giusti per farlo, e comunque i giocatori, anche loro, molti della rosa, avevano comunque disputato i playoff, quindi avevano già ripreso ad allenarsi e quindi erano in parte anche ricondizionati. Ania? Ciao Riccardo, prima di tutto, collegandomi un po' a quello che ha detto Andrea, questo è un aspetto che un po' ha analizzato anche Soprano nell'intervista di domenica, cioè Soprano ha detto sì, forse siamo un po' in calo fisicamente, ma credo che siamo più in calo di testa che a livello fisico, quindi per ricollegarmi un po' al concetto espresso da Andrea, che magari poi bisogna tutto analizzare in maniera globale. Ma prima hai citato della preparazione atletica che è cambiata nel corso degli anni. Ti volevo chiedere adesso la cosa più importante: qual è quando si prepara una squadra, su cosa si punta maggiormente? Allora, io credo che attualmente la parola chiave sia quella di tenere sempre alta intensità, perché comunque gli allenatori di oggi, nel nostro caso anche diciamo è molto evidente, vogliono sempre queste intensità alte, cioè una squadra molto più propositiva, sempre più alta in riaggressione quando perde palla, e quindi ovviamente questi fattori tecnico-tattici necessitano di una condizione fisica che è sempre, no? Sempre diciamo buona, e quindi questa è la parola chiave, sicuramente di tenere sempre alte intensità e cercare di farlo per più lungo tempo possibile durante la stagione, fermo restando che, come ha detto Andrea, condivido sul fatto che uno degli aspetti più difficili che mi ha trasmesso qualche allenatore che ha giocato anche in Serie A è questo, proprio della fatica proprio a livello cognitivo, emotivo, di preparare la partita. Cioè molti allenatori mi raccontavano è difficilissimo prepararla emotivamente, cioè proprio a livello mentale. Secondo me spesso la fatica è da ricondurre lì, perché comunque alla fine anche noi, se andiamo a vedere a Francavilla il secondo tempo, la squadra ha finito in crescendo, le prime due partite in casa, Catania e Foggia,
buonissima intensità. A partire di domenica, se facciamo il 3-1 10 minuti alla fine, siamo comunque nella metà campo avversaria, quindi perciò ti dico, non è che proprio, però se vai a vedere sono dati di fatto, no? Quindi magari parlare di qualcuno che magari ha accusato le molte partite, ma a livello cognitivo, così di preparazione alla partita ci può anche stare, però dire che la squadra è in calo, si è fatta una preparazione breve, cioè buttare tutto, no, un po' alle ortiche, no, non ci sta. No, Riccardo, lo sai che cosa, e questo va a vostro merito, a merito dell'inizio del campionato del Teramo, e cioè che noi avevamo probabilmente, provo a interpretare il pensiero comune, avevamo negli occhi le prime 10, 8, 9, 10 giornate di campionato una squadra che assaliva l'avversaria e probabilmente dava l'impressione di una freschezza a livello di condizione fisica straripante. Forse era un po' troppo positiva quella sensazione, e adesso si sta tornando alla normalità, provo a dire, perché io ho ancora negli occhi la partita per esempio con il Catania, pronti via, e vedi 10 uomini nella metà campo del Catania, comunque fa ammonire il difensore centrale, e quella era una squadra che dava la sensazione di uno strapotere atletico che adesso non abbiamo rivisto, ma forse è adesso la normalità. Ma secondo me quella c'è, i ragazzi in qualsiasi momento la possono tirare fuori, sicuramente la rivedremo, perché la preparazione è sempre quella, i ragazzi si allenano sempre bene, quindi sicuramente lì poi è una questione di entusiasmo, di andare, di freschezza anche proprio mentale, di carica agonistica, non so come anche definirla, no? Perché quello a cui fai riferimento tu in effetti cioè dava anche a me un sentore molto positivo vedere tutte quelle pressioni, tutte quelle regressioni, però la squadra insomma quando è chiamata a farlo lo fa, poi se adesso lo fa 5 volte anziché 7, sì, però... Posso farti una domanda un po' col sorriso sulle labbra, perché dopo parleremo anche di come farete il richiamo durante la pausa natalizia. Ma questo blocco delle festività, cioè il fatto che per esempio 25, 26, primo non si possa... per un calciatore poi sarà un vantaggio quando si ripresenterà anno nuovo, oppure uno svantaggio perché magari sarà costretto a stare dentro casa e poi magari una mezza fetta di pandoro o panettone in più ci scappa? Ma qua la domanda è, non so come risponderti, perché forse si evita qualche festa di troppo, qualche serata di troppo, e quindi su quello sicuramente forse è positivo. Non credo che stando comunque a casa, sono tutti professionisti, sono ragazzi a posto sotto questo punto di vista, non penso che... Ecco, esagerano in quel senso. Io sinceramente la preferisco. Ok, tra poco dobbiamo andare in pubblicità, però prima Francesco e poi Alessandro, vorrei un commento, andiamoci ad ascoltare le parole di Sandro Federico domenica dopo Teramo Vibonese, perché parla anche di mercato. Rientriamo, voglio un vostro commento rapido e poi andremo in pubblicità. Sandro Federico. Ma è stata una partita difficile, una partita complicata, l'avevamo recuperata e a quel punto speravamo in una vittoria e insomma eravamo convinti di portarla a casa. Lì abbiamo commesso anche una piccola ingenuità, ma insomma va bene lo stesso, andiamo avanti perché comunque un punto va bene a prescindere. E non siamo l'ammazza campionato, quindi può capitare di non fare una partita brillante perché l'avversario può metterti in difficoltà, ma anche l'ultima in classifica, quindi bisogna tenere la testa alta, andare avanti e continuare su questo percorso. Anche contro la Ternana forse loro meritavano addirittura la vittoria, vuol dire che questo campionato è difficile, c'è da giocarsi al massimo tutte le partite. Noi stiamo facendo qualcosa di importante, dobbiamo continuare su quella strada perché abbiamo una squadra forte, con giovani di valore, con giovani che secondo noi possono fare strada
e andiamo avanti, insomma, un pareggio che tutto sommato ci può stare. Ci crediamo perché siamo convinti di avere una squadra forte e speriamo di rimanere aggrappati comunque a quelle prime posizioni. Noi abbiamo, secondo me, una squadra importante, una squadra che sì, ha avuto un ridimensionamento quest'estate, però e noi ci crediamo, siamo rammaricati perché oggi forse, pur non fornendo una grandissima prestazione, ma una prestazione credo anche intelligente, una prestazione complicata, potevamo portare a casa i 3 punti, ma va bene lo stesso, si va avanti consapevoli anche di poter continuare a rimanere aggrappati al treno delle prime. Ma a questo Teramo Pietro Cianci avrebbe fatto probabilmente comodo. Io vorrei ricordare a tanti che quest'estate abbiamo in qualche modo anche abbassato il nostro monte ingaggi in una politica di risanamento e di abbattimento dei costi. Quindi Pietro Cianci è andato addirittura in prestito, quindi è un valore assoluto della Teramo Calcio e spero che continui a fare tanti gol perché a fine anno rientrerà da noi e abbiamo bisogno anche di creare delle plusvalenze. Noi siamo vigili, Jacopo, siamo vigili perché può venire fuori qualche possibilità, qualche occasione. È ovvio che questo che stiamo attraversando è un anno complicato, difficile, dove non ci sono risorse dal botteghino, anche dagli stessi sponsor, e quindi bisogna essere intelligenti. L'obiettivo è rimanere aggrappati a quelle prime posizioni, ma con oculatezza. Dobbiamo essere bravi anche ad aumentare il minutaggio, cosa che abbiamo fatto anche oggi. Quindi rimanere aggrappati a Ternana e Bari, continuando anche a portare avanti un'idea e aumentare il minutaggio, non è facile, ma vogliamo sì rinforzare la squadra, ma con queste idee e non possiamo prescindere da questi obiettivi. Quindi Francesco, Alessandro, la squadra a gennaio secondo voi sarà rinforzata? Se sì, come? Tocca a me, sì. Non lo so, sinceramente non lo so. Se capiterà l'occasione di trovare un attaccante che offra migliori garanzie rispetto a Pinza per il curriculum, ovviamente, che comunque ha fatto sempre gol dovrebbe fare, anche se con Cianci abbiamo il contrario, perché qua l'anno scorso andava come andava, adesso 10 gol con il Potenza, bravo, complimenti. E quindi solo se dovesse capitare l'occasione, però bisogna vedere che ne pensa il presidente. Alessandro, se il presidente pensa e ragiona come ha ragionato quest'estate, se i costi devono essere quelli sono, quelli resteranno, magari si cercherà anche di abbassare. Oggi è che capita l'occasione, a proposito del minutaggio, vorrei dire a chi non lo sa, e non aggiungo altro perché sennò poi mi tocca fare, sembra che voglia fare polemica, però per il bene di chi dice fesserie in giro, a qualunque livello, Diakité non fa parte del minutaggio perché è uno straniero. Sì. Birligea non fa parte del minutaggio perché è uno straniero. Quindi prima di parlare bisogna informarsi a tutti i livelli. Sì. Punto. Prego Alessandro. Alessandro, quindi secondo te il ridimensionamento di cui ha parlato Sandro Federico nell'intervista che abbiamo appena ascoltato e provare a rinforzare la squadra significa con ogni probabilità che magari andrà via qualcuno se deve arrivare qualcun altro o altrimenti si andrà così? Sì, io credo di sì, credo che la linea societaria non cambi, resti quella che abbiamo imparato a conoscere la scorsa estate. E quindi se dovrà essere preso qualcuno, se lo staff tecnico, la dirigenza e la società intenderanno provare a rinforzare la squadra con qualche nuovo innesto, credo che necessariamente
la bilancia debba restare sempre in equilibrio, quindi dovremmo aspettarci magari qualche uscita. E quindi analogamente, se non si creeranno, se non si troveranno quelle occasioni così da non lasciarsi scappare, penso che potrebbe anche restare grosso modo questa la rosa, se non con dei piccoli ritocchi. Io non penso che questo ottimo inizio di campionato possa in qualche modo far cambiare obiettivi o strategie al Teramo. Non penso che qualcuno possa, come dire, immaginare di poter competere o voler competere per il primo posto. Una buona posizione nei playoff, invece, al contrario, può essere mantenuta e raggiunta al termine del campionato anche senza follie, senza svenarsi, e puntando su un gruppo che sta dimostrando di poter fare bene. Esatto, ti chiedo. Aggiungo, scusa, tanto per intenderci, sì, se dovesse capitare, ma lì dipenderà anche dai procuratori e dagli stessi giocatori, una società interessata a Mungo potrebbe magari partire Mungo e arrivare un altro attaccante, e poi a quel punto magari potrebbe anche esserci qualche soluzione nuova sul piano tattico da parte dell'allenatore, e arrivare magari un altro attaccante che sulla carta offre qualche garanzia maggiore per il curriculum rispetto a Bonino e Pinzauti. Queste, certo, sono tutte ipotesi del momento, perché poi tante volte il mercato viene fatto forse più dai procuratori, anzi senza il forse, più dai procuratori e dalle richieste dei giocatori che dalle volontà delle società. Eh sì, noi stiamo per andare in pubblicità. Alessandro, io ti chiedo al rientro altri 5 minuti di pazienza, poi ovviamente ti salutiamo, sei stato gentilissimo a stare con noi. Ci fermiamo per la, certamente, pubblicità. Al rientro continuiamo a parlare ovviamente del Teramo. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Allora, con Alessandro ci proiettiamo sul prossimo turno, prima di salutarlo, facendogli vedere la volata verso Natale aggiornata. Noi togliamo una giornata ogni volta con la classifica ovviamente aggiornata, con le prime posizioni aggiornate, con in questo momento abbiamo messo anche delle freccette perché comunque Catanzaro e Foggia sono in ascesa, Ternana e Bari stanno vincendo, Teramo in leggerissima flessione, con il Foggia che avrà due trasferte, non giocherà più allo Zaccheria perché poi in mezzo avrà il turno di riposo, avrà le trasferte a Monopoli e Pagani, con il Teramo che farà trasferta a Torre del Greco, poi in casa con la Cavese e fuori casa con il Bisceglie, la Ternana anche come il Foggia a due partite. La curiosità, se vedete, prima di Natale, il 23 dicembre, tutte le prime 5 attuali della classifica, a parte tutte le prime 4 dalla seconda alla quinta, giocano in trasferta e la Ternana ha il turno di riposo. Chi ha, Alessandro, ti chiedo, il calendario più scorbutico, e tutto sommato il Teramo forse solo domenica potrebbe avere qualche problema? Ma sì, sulla carta, perché poi ovviamente sono tutti discorsi da fare sulla carta, poi la domenica sul campo ogni partita riserva sorprese e regala una storia diversa, però effettivamente, insomma, calendario alla mano, il Teramo ovviamente dovrà stare molto attento domenica sul campo della Turris, trasferta difficile, insomma, contro l'avversario che sta facendo bene e si sta ritagliando un ruolo da sorpresa di questo campionato. Poi invece, diciamo, le altre due, le successive due sfide contro Cavese e Bisceglie sicuramente possono apparire meno complesse, però davvero io sono uno che solitamente ama poco analizzare i calendari, sono molto convinto, come fanno quelli bravi, cioè soprattutto gli addetti ai lavori, i calciatori, i tecnici, che sia necessario concentrarsi su una sfida alla volta, su un avversario alla volta, anche perché al di là della posizione classifica, della forza o meno di un avversario, credo che conti molto il momento in cui lo si affronta, e quindi magari anche la squadra sulla carta più forte affrontata una domenica potresti prenderla con tante assenze, con un momento appunto, ecco, per esempio debole. Domenica non ci saranno né l'ASIC né Diakité. Ah sì, sicuramente per il Teramo questo non è proprio un momento così prospero dal punto di vista della fortuna fisica per queste defezioni.
Ci sarà anche lo squalificato nella Turris. Esempio, ecco, stavo cercando di ricordare il cognome che è abbastanza. No, perché io lo ricordo perché ha fatto tutto lui, ha fatto gol, poi ha preso il giallo e poi ha preso il rosso. Sì. E quindi, insomma, dicevo, bisogna viaggiare e concentrarsi domenica dopo domenica. Il Teramo fa bene a pensare solo alla Turris e non ad andare troppo in là con i pensieri, con lo sguardo al calendario. E questa trasferta indubbiamente va presa con grande attenzione, perché l'avversario è ostico e il Teramo, insomma, deve fare qualcosa di più di quanto abbia dimostrato in queste ultime uscite per tentare di riportare un risultato positivo da questa gara. Alessandro, io ti ringrazio per essere stato con noi, spero che tu ti sia divertito. La porta come sempre, grazie Jacopo, un saluto a tutti quanti gli altri amici. Grazie, grazie Alessandro, buon lavoro. Ciao Alessandro. Ciao. Buon lavoro, buona serata, buona serata. Oh, peraltro, giustamente Alessandro diceva di esempio, Stefano esempio, che non è stato di esempio. Questa me la stavo tenendo da domenica pomeriggio e me la dovevate far dire prima o poi, perché non potevo farne a meno. Rivediamo la schermata dei bomber di Lega Pro, perché adesso al netto di Pietro Cianci, Andrea, c'è Cianci a 10 gol come Bortolussi del Cesena. Però vediamo, per esempio, c'è tanta Ternana con Partipile e Falletti, c'è tanto Mantova, te lo ricordi Ganz? Beh, certo. Ganz, 9 gol, Guccione anche con 7, c'è il Padova che ha Nicastro, ma a 6 c'è anche Della Latta. Insomma, ci sono però formazioni che, Renate a parte, non è che stiano, cioè alcune viaggiano sui piani alti di classifica, però tipo il Potenza, il Cesena, l'Albino Leffe, non è che, non per forza i grandi attaccanti stanno in squadre di primissima fascia. Certo, tra l'altro Della Latta, che giocava ai tempi col Gavorrano, sì, era un pupillo di Roberto Cappellacci, giocò in un Teramo Gavorrano nel 2012, gli piacque molto quel giocatore, che evidentemente mantiene il vizio del gol, lui che è un centrocampista tra l'altro. Sì, che ma infatti ti piace, ho detto, di questi? Di quei giocatori? A me, Falletti fuori categoria, però Manconi è un giocatore che mi è sempre piaciuto. E non fosse altro per il nome di battesimo. Sì, Jacopo Manconi. peraltro non mi spiego perché non sia rimasto in Serie B, dove stava, dove ha anche segnato, ma poi non è riuscito a costruirsi una carriera più solida in Serie B. Lo dicevo già domenica, anche per quanto riguarda la questione Cianci, che comunque deve far discutere o confrontare in seno alla Teramo Calcio, perché non si può essere insensibili a questi 10 gol, e sottolineo 10. Poi Cianci, se fosse rimasto a Teramo, non avrebbe magari segnato 10 gol, magari il Teramo non avrebbe questa classifica, perché, lo ripeto, non c'è un'equazione matematica che dà un risultato certo. Pur tuttavia, se il Teramo è chiaro che in quella posizione e in quel ruolo ha una lacuna, e c'è un tuo giocatore in prestito che in una squadra di bassa classifica ha fatto 10 gol, qualche riflessione va fatta, perché ora il paradosso è che potresti buttarti nel mercato alla ricerca di qualche occasione senza spendere tanto, però per trovare una opportunità laddove tu avevi già in rosa un calciatore che quella opportunità te la dava, perché già lo scorso anno è andato a Carpi in prestito per poche settimane, aveva dato dei segnali evidenti che poteva essere all'altezza della situazione. Quindi, insomma, è valsa la pena, anche non solo da un punto di vista economico, sicuramente da quel punto di vista, togliere lui oltre che Martignaco e dover prendere altri due giocatori in prestito e avere ora tre attaccanti che hanno prodotto insieme 2 gol, e ora dovrai magari cercare di rinforzare la squadra in quel ruolo avendo un giocatore da 10 gol in prestito a una squadra di bassa classifica. È il caso di bussare alla porta del Potenza, che non sta vivendo da un punto di vista dell'ambiente, della società, una situazione così tranquilla? Ecco, io ritengo che al di là delle parole dette e condivisibili da Sandro Federico, c'è un'operazione anche di patrimonializzazione del giocatore, che lui dice speriamo che continui a fare gol,
perché così magari possiamo fare una plusvalenza, però quei gol li poteva fare nel Teramo e potevi fare lo stesso plusvalenza, magari cedendo qualche altro giocatore, magari facendo quel sacrificio di tenertelo. Quindi è evidente che questi 10 gol comunque fanno riflettere, secondo me devono far riflettere Iaconi, Federico e il presidente del Teramo, e da queste riflessioni dovranno poi scaturire delle conseguenze sul comportamento futuro sul mercato. Anche perché, Ania, quando tornerà Cianci a giugno sarà all'ultimo anno di contratto, perché lo ricordiamo, il contratto di Cianci scade a giugno 2022 e dunque dal 1 febbraio 2022 potrebbe firmare con una nuova squadra. A questo punto si crea una biforcazione: se lo vuoi tenere devi fargli estendere il contratto, e non è detto che dopo due prestiti Cianci possa voler estendere il contratto, oppure devi venderlo subito appena torna. Lo vendi subito. Sì, anche l'obiettivo di cederlo lo vedo, per monetizzare la cessione la vedo complicato come obiettivo, razionalmente, ecco, almeno allo stato attuale, seppur Cianci sta facendo davvero molto bene, ma parliamo di un giocatore di 24 anni, bisogna veramente essere bravi e anche un po' un pizzico fortunati per cercare di piazzare Cianci nell'ultimo anno di contratto monetizzando appunto la cessione, e altrimenti bisogna decidere di comune accordo un'altra destinazione, ma che non sia una cessione monetizzata, che però non mi sembra che sia nelle intenzioni del Teramo. L'intenzione del Teramo sarebbe quella appunto di cercare di avere degli introiti dalla sua cessione, secondo quanto appunto ha dichiarato il direttore sportivo Sandro Federico, ma non sarà semplice. Tra l'altro Cianci ha un altro anno di contratto, ma a giugno ci sono 11 giocatori del Teramo che sono a scadenza, quindi anche il discorso che si fa Cianci, che hai fatto tu di Cianci a febbraio prossimo, è una valutazione che si dovrà fare anche per quei giocatori come Bombaggi, come Di Matteo, come Lasic, come Costa Ferreira, che sono a scadenza del giugno 2021 e che quindi anche a gennaio potranno iniziare a guardarsi intorno e a chiedere al Teramo: rimango qui per un altro anno, prolunghiamo il contratto, oppure comincio a guardarmi in giro e cerco magari un'altra destinazione già a gennaio. Questa secondo me è anche una cosa da tenere monitorata, soprattutto per certi elementi come Bombaggi o come Costa Ferreira, senza nulla togliere agli altri, che sono un po' più di peso tecnico, certo, di qualità insomma nella rosa biancorossa. Cianci è, come dicono gli addetti ai lavori, quelli bravi, che spesso hanno parlato anche di plusvalenze. Non ci sono solo le plusvalenze economiche, ci sono anche le plusvalenze tecniche. Se Cianci fosse rimasto sarebbe stato per il Teramo una plusvalenza tecnica, se avesse ovviamente confermato la sua vena realizzativa che sta dimostrando a Potenza. Riccardo, ma Gerbi come sta? Perché poi questo è un ragazzo che noi siamo curiosi di vedere, che qualche volta lo abbiamo intravisto per qualche minuto e che si è sempre detto deve ancora entrare pienamente in condizione. Gerbi come sta? No, allora, Gerbi bene, da 2-3 settimane diciamo che ha raggiunto la condizione diciamo minima per poter disputare delle partite. Poi ovviamente la condizione vera e propria, il cosiddetto ritmo partita, no? Te la dà soltanto un po' la continuità dell'incontro no? Ufficiale. Però no, lui sta bene, è arrivato da noi dopo un periodo di lunga inattività, perché lui dopo lo stop del Covid di marzo praticamente è rimasto fermo fino ad agosto, cioè proprio ha fatto solamente allenamenti individuali, e quindi ovviamente dopo 5-6 mesi c'è stato un periodo dove ha necessitato di una riatletizzazione praticamente, quindi ci è voluto un po' più di tempo, però adesso sta bene, ha anche un bel potenziale fisico, sinceramente.
Tu che ci puoi chiarire un po' le idee, perché spesso magari noi non sappiamo, comunque rischiamo magari di fare confusione. Quando si parla di ritmo partita, un giocatore che viene da un lungo stop come per esempio Gerbi, come va inserito all'interno della squadra? Magari facendogli fare spezzoni sempre più lunghi, oppure ad un certo punto, quando si ritiene essere in condizione di farlo partire dall'inizio, fargli fare anche oltre quello che, qualche minuto oltre quello che sarebbe consentito per permettergli di andare oltre soglia? Insomma, come ci si regola? Qual è la strada migliore? Ma la strada migliore purtroppo a oggi non è attuabile, perché sarebbe quella di fare partite amichevoli e quindi sicuramente fargli fare minutaggio completo, anche 90 minuti in partite magari anche non ufficiali, per poi ovviamente essere impiegato in gare ufficiali. Su questo la situazione attuale ovviamente ci gioca un po' contro, perché sennò solitamente anche il lunedì chi non gioca si faceva fare delle amichevoli con la Beretti, o anche il giovedì, e lì ti aiuta un po' a velocizzare questo processo di condizione. Francesco, hai capito? Sì, che ho capito, che prima si facevano pure le amichevoli infrasettimanali, adesso quello non si può fare, la Beretti non nei settori giovanile non c'è, quindi diventa difficile far migliorare la condizione ai giocatori, e diventa talmente difficile che me l'ero appuntato, Di Matteo contrattura, e mi dispiace tantissimo per Di Matteo, e mi verrebbe da dire, alla luce di chi nelle ultime settimane, guarda caso sembra all'indomani della sconfitta con la Ternana e a seguire, però quando poi si vinceva 5 su 5 in casa, certi discorsi non si facevano. Queste sono quelle cose che non capirò mai, forse o mi sto rincoglionendo o lo sono, oppure sono diventato troppo morbido, come qualcuno mi rimprovera a livello televisivo, perché Di Matteo contratture non sta giocando, siccome qualche settimana fa, ma quello che dici, ma Di Matteo perché non gioca? Dici Minelli perché non gioca? Pasqualini perché non gioca? Giovannini perché non gioca? Eccolo qua, Di Matteo, una contrattura, ripeto, e non sta giocando. E quindi, perché questi sono giocatori che tu avresti potuto recuperare, mi aggancio al discorso di Riccardo e all'intervento di Jacopo, sono giocatori che avresti potuto recuperare meglio con le amichevoli o quando il calcio era diverso, prima del Covid, di questo po' di casino. E prima che mi dimentico, perché mi sa che stiamo andando verso la fine della trasmissione, sì. E vorrei dire che forse le critiche a Celentano, qui parla uno che nei 90 minuti, ripeto, nei 90 minuti, al terzo errore di un giocatore mi innervosisco, perdo la pazienza, tipo gli sciolo scivolone. Io direi anche al secondo, Io direi anche al secondo errore. Sì, però... sì, anche al secondo. Soprano, alla seconda scivolata. Ti abbiamo sentito da qui, No, cambia di se scarpe, no, ma può essere che ti scivoli. Quello è il momento della trans agonistica, anche da chi è in tribuna. Celentano non mi sembra che abbia demeritato, se non diciamo nella parte iniziale della partita, nel primo tempo, voglio essere buono verso quelli che lo hanno criticato, secondo me un po' troppo, perché il ragazzo è buttato di colpo nella mischia, la prima partita, è un giovanissimo, ci può stare che avverta, e qui chiedo il sostegno o l'intervento comunque di Riccardo, ci possa stare che abbia qualche difficoltà, ma mi sembra che poi col passare dei minuti, soprattutto nella ripresa, il ragazzo sia andato decisamente molto meglio, siccome già ci sta chi comincia a dire dunque allora l'ASIC si è rifatto male, purtroppo, e ci dispiace, Diakité è infortunato, adesso chi gioca? Terzino? Gioca Terzino Celentano, anche perché in una rossa come quella del Teramo, ma credo di tantissimi, del 99% delle squadre, se Celentano
era ed è la terza alternativa, e non gioca quando si fanno male i due che gli stanno davanti, quando poi lo fai giocare al di là dei meriti e dei demeriti? Anche perché mi inserisco, mi permetto, se come cambio di Diakité, che sarebbe il terzino destro titolare, poi vabbè è stato anche impiegato soprattutto centrale, hai Celentano, Celentano gioca, se non, non avessi voluto rischiare di vedere un giovane del 2001 magari sbagliare una partita all'esordio, avresti preso un 90, classe 90, ecco, quindi è chiaro che con i giovani, se non hai altri cambi, gioca il giovane, sbaglia il giovane, cresce il giovane, altrimenti anche perché sbagliano una politica diversa. Perfetto, anche perché sbagliano al di là delle politiche, dei minutaggi, delle plusvalenze e di tutti questi paroloni del calcio attuale. Sbagliano i giocatori di 24, 25, 26, 30 anni, quindi con esperienza di anni e anni, può sbagliare anche un ragazzo, soprattutto alla prima partita. E questo non è che vuole essere una difesa in quanto Celentano, in quanto Celentano nello specifico. Ma poi come discorso generale, se poi non c'è questa pazienza, beh, vabbè, ognuno può fare quello che vuole. Eh sì, Riccardo, vengo al report medico per più o meno provare a capire i tempi in cui rivedremo per esempio l'ASIC, che ha uno stiramento al flessore destro, Diakité lesione al bicipite femorale, chiaramente domenica, oltre che Valentini che ha uno stiramento all'adduttore destro, ma è arrivato Degidio come portiere, ragionevolmente per l'ASIC e Diakité andiamo verso quale partita? Allora l'ASIC sicuramente contro la Cavese. Diakité praticamente farà un'ecografia di controllo mercoledì. Vediamo com'è l'esito, vediamo se provare a fare un recupero lampo, però bisogna capire il report, l'esito dell'ecografia e poi valutare insieme allo staff sanitario se si può pensare un recupero lampo per domenica oppure in alternativa sicuramente contro la Cavezze anche lui. Quindi l'ASIC e Diakité, diciamo che per non rischiare, con ogni probabilità si andrà verso Teramo Cavese. Sì. Ok. Riccardo, prima, visto che siamo quasi in chiusura, io avevo una curiosità, poi parliamo del prossimo turno, degli ultimissimi argomenti, però volevo chiedere, dal punto di vista della preparazione, soprattutto della ripreparazione, immagino che voi preparatori abbiate dovuto sviluppare anche dei metodi per chi torna dopo essere stato positivo. Sì, a livello polmonare, immagino. Sì. Questo è iniziato già, un percorso già iniziato a marzo, perché l'ho già affrontato col Pescara, quindi all'inizio sì, diciamo si è dovuto un po' analizzare alcune cose, perché sì, qualcosina comunque è cambiato e nei metodi di allenamento post-Covid qualcosina si è dovuto un po' modulare. Eh sì, va bene, allora noi siamo quasi in chiusura, intanto la novità, Francesco, forse te se sarai contento, perché da domani la Serie C non si vedrà solo su Eleven, YouTube, cose che tu maneggi, diciamo in scioltezza. ci dormo insieme la notte. Esatto, ma vediamo anche la schermata anche su Sky Sport. Le partite della Serie C saranno visibili in diretta in modalità pay per view, quindi bisognerà pagare. Anche su Sky si inizia domani con tre gare: Avellino Bisceglie, che è il recupero del girone C, Fermana Arezzo, e l'Arezzo è davvero una situazione disastrosa, l'Arezzo di Andrea Camplone, e Piacenza Novara. Si proseguirà lungo tutto l'arco del campionato. Sono orgoglioso, ha detto Ghirelli, che una realtà come Sky inizi la trasmissione in diretta dei match, un riconoscimento chiaro e tangibile del prodotto della Serie C. Abbiamo costruito un prodotto credibile facendoci guidare dai valori, seguendo una strategia manageriale che oggi il mercato ci riconosce. Dunque la Serie C sbarca anche in diretta su Sky. Andrea,
Sì, io ho una curiosità ancora, o meglio, due curiosità con Riccardo. Gli chiedo, se possibile, risposta secca alla prima domanda e un po' più articolata sulla seconda. Riccardo è diventato preparatore atletico del Pescara, della prima squadra, con l'avvento di Le Grottaglie lo scorso fine gennaio. In quel gruppo, in quel Pescara e in questo Teramo, quali sono stati i giocatori nel Pescara e nel Teramo che ti hanno strabiliato per delle peculiarità dal punto di vista atletico, di recupero, capacità di sforzo aerobico e quant'altro? E poi un parallelismo tra due persone che io vedo abbastanza simili e fisicamente e con il loro trascorso, Nicola Le Grottaglie e Massimo Paci, che sono questi due omoni che hanno giocato centinaia di partite in Serie A e sono entrambi difensori, e con entrambi, con uno hai lavorato e con l'altro stai lavorando. Allora, la prima domanda a Pescara sicuramente Zappa e Castanos. Zappa, vabbè, lo possiamo vedere anche adesso in Serie A, veramente ha delle caratteristiche fisiche impressionanti, e Castanos anche, adesso gioca col Frosinone, anche lui ha delle caratteristiche fisiche notevoli, e quindi loro due sicuramente. Quest'anno del Teramo, come ho già detto in un'altra intervista, Bombaggi e Diakité sono quelli che hanno delle fibre muscolari diciamo più sviluppate verso quelle rapide. E sui due allenatori? La seconda domanda, no, ma vabbè, io mi trovo bene, mi trovo benissimo col mister adesso, mi sono trovato benissimo con Le Grottaglie, con il quale ho un ottimo rapporto, ci sentiamo tuttora. Mi hanno trasmesso e mi trasmettono tanto, perché comunque sono delle persone con cui si sta benissimo a fianco, sia dal punto di vista umano, sono dei professionisti esemplari, da cui si può soltanto crescere e apprendere, e per me è soltanto una fortuna, ecco, poter essere stato ed essere al loro fianco. Eh sì. Noi siamo in chiusura, ogni volta che nominate Zappa a me viene un colpo al cuore, perché insomma io non so se nel 3-5-2 ci sarebbe mai stato. Noi purtroppo abbiamo un solo schema, e quindi chissà se poteva fare il quinto a destra. Era perfetto, perfetto, il quinto è il ruolo suo. Scusa, perché il Teramo gioca col 3-5-2? No, parlavo di altro. Non era il riferimento. Lo so, no, lo so, stiamo a parlare del Teramo, che me ne frega a me dei problemi che ci avete voi con le vostre squadre. Però col 3-5-2 il Teramo ha vinto il campionato di Serie C. Va bene, vediamo il prossimo turno, Maurizio, davvero siamo in chiusura. Pillole, fermati, le pillole di saggezza di Andrea Costantini andrebbero conservate. Quale sono? Non me la son persa l'ultima pillola di saggezza. Come? Il 5-2 è il modulo con cui il Teramo ha vinto il campionato. Sì, è vero. Più pillola di saggezza di questo. Questo è per smentire chi dice che con il 3-5-2 non si vince. Si vince, esatto. Come? Bisogna poi fare un campionato di altri. Avere Scipioni. Esatto. Prossimo turno, Maurizio, 17:30. Turris Teramo, l'anticipo è Juve Stabia Potenza, ovviamente a Potenza clima turbolento, anche il Teramo ha stigmatizzato quanto è successo a Potenza col presidente Caiata, che è stato aggredito. Anche noi facciamo la stessa identica cosa, turno in cui riposerà la Paganese. Oh, peraltro, Andrea, vuoi dirlo te? Martedì prossimo... sarà un martedì esplosivo, praticamente corriamo il rischio di fare una mega doppia trasmissione. Maurizio da qui in regia dovrebbe annunciarlo, perché lui sarà il vero. Lui vedi che si è messo la mascherina, non vuole parlare. Martedì prossimo, perché sarà un mega martedì tutto impacchettato, perché partiremo col pre-Pisa Pescara, poi ci sarà Pro Teramo per approfondire il post-gara della squadra biancorossa e proiettarsi poi verso, mi pare, Teramo Cavese, e poi riprenderemo con Diretta Stadio per il secondo tempo di Pisa Pescara e per le interviste post-gara. Quindi sarà un martedì, non un mercoledì, ma un martedì da leoni, anzi saremo proprio nella giungla.
Assolutamente. Sei contento, Francesco? Ti piace questo menù? Sì. Da morire. Va bene. Grazie a tutti, ragazzi. Ciao, Riccardo. Sì. Non posso fare le capriole perché fisicamente non reggo. Certo. È una bella. Ma lo vedo. Penso che si possa dire che è una bella idea, è una bella novità. Come devo dire? Anche Maurizio le sta facendo. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie a Riccardo Cantarini. Grazie, Riccardo, per essere stato con noi, soprattutto per averci spiegato molte cose. Ciao a tutti. Grazie, a grazie ovviamente grazie. Alla Teramo Calcio per averci consentito di ospitare Riccardo Cantarini, preparatore atletico. E dunque, come avete sentito, io ringrazio tutti gli ospiti in studio, voi che ci avete seguito. Appuntamento per martedì prossimo, sarà un martedì particolare dove ci sarà Pro Teramo inserito nella serata di Serie B con Pisa Pescara. Vi aspetto martedì prossimo sempre su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.